Si è svolto venerdì 10 marzo nella Sala Nova della provincia di Cosenza il convegno organizzato da Confapi Calabria in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri dal titolo Un anno di lavori insieme per la legalità, le attività svolte e gli impegni futuri. Tra i presenti al tavolo dell'incontro il presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli, il tenente colonnello Roberto Di Costanzo, Sua Eccellenza Vittoria Ciaramella, prefetto di Cosenza, e il sostituto procuratore generale di Catanzaro, Marisa Manzini. In sala tra i partecipanti i comandanti provinciali dell'arma provenienti da tutta la regione, una nutrita rappresentanza di ufficiali e di esponenti delle filiere produttive di Confapi Calabria. L'apertura dei lavori è stata impreziosita dalle note dell'inno nazionale. Il protocollo di legalità siglato a livello nazionale tra l'arma e la Confapi è divenuto un modello virtuoso, come ha affermato il presidente Napoli, responsabile nazionale della sua applicazione. E proprio dalla Calabria è partito questo modello che ha contaminato positivamente tutte le territoriali della Confederazione, con oltre 100 eventi formativi e informativi. Una buona pratica che continuerà anche nel 2023 attraverso un'opera di sensibilizzazione del mondo della piccola e media industria privata rispetto ai principi di legalità che devono accompagnare il sistema paese nel fare impresa. La legalità, come sottolineato dal procuratore Manzini, costituisce il fondamento per uno sviluppo sano dell'economia. La formazione e l'informazione, così come previsti dal protocollo, svolgono un ruolo centrale per la prevenzione. Occorre intervenire prima che le imprese sane vengano compromesse dalla criminalità organizzata. Sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è intervenuta anche la vice direttrice INAIL di Cosenza, Maria Paola Del Vecchio. La chiusura dei lavori ha visto la consegna di pergamene celebrative delle autorità agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, come segno di profonda gratitudine per la sinergia e la fruttuosa collaborazione che ha accompagnato l'applicazione del protocollo di legalità.